lavoro che ha come obiettivo quello di arrivare agli altri, a raccontare storie, per arrivare al cuore degli altri. Quindi quando questo accade, comunque viene riconosciuto, è importante, è prezioso per il percorso, per il lavoro che si è fatto. Ho fatto un viaggio all'interno della vita di Matilda, della sua emotività, della sua storia, e per cercare di riuscire a capirla veramente fino in fondo e fare in modo che non fosse più recitare ma un essere, quindi sul set. La tua prima volta al cinema, ti va di raccontarci un po' le emozioni, sensazioni? Certo, è stato bello perché Ciro lo conosco da un po' d'anni e lui mi dice: guarda, tu, io conoscevo tutti, mi avevo visto tutti, mi diceva: guarda, tu saresti una faccia da cinema, dovresti fare questo. E lui dice: sì, vabbè, ok, sei simpatico, bla bla. Poi un giorno mi ha fatto: senti, io ho scritto questo film, voglio girare. Vieni. Vabbè, mi sono andato, quindi è nato in realtà come uno scherzo, un gioco. Poi in realtà invece mi è piaciuto molto, perché ho capito proprio che il set, l'ambiente, cioè pensavo subito di fare figure, che stavo lì e mi essere in grado, in realtà forse anche un po' conoscendo Ciro molto bene, un po' comunque sono stato a mio agio, quindi è stato molto bello. Lo ringrazio ancora per aver pensato di dare questa opportunità. Grazie Ciro. Che cosa hai provato nel ricevere la candidatura a questo premio? Una bella soddisfazione, il primo, quindi bella soddisfazione, tantissimo, è una bella emozione vedersi quei nomi, quella circuita. Il ruolo era quello di una persona realmente esistita, quindi c'è stato un lavoro di, diciamo, ovviamente documentazione, perché se vive era necessario un lavoro di documentazione sul personaggio realmente esistito. Dopodiché c'è stato un processo di immaginazione mio, del regista, insomma dell'atmosfera che c'era sul cast e degli altri attori, che ci ha permesso di creare questo personaggio, che è un personaggio in realtà, se vuoi, anche romanzato, diciamo, rispetto all'originale. Abbiamo messo delle cose dentro che pensavamo fossero oneste e giuste per il racconto del film che stavamo facendo. È stato bellissimo girare questo film con Stefano Bordini, bellissimo. L'ultima domanda è un po' più personale, cioè ho visto che hai studiato al centro sperimentale e questa è la tua prima esperienza dopo il centro, o ne hai avuto importantissime? Allora, sono stato co-protagonista della Scuola Cattolica e poi ho fatto il protagonista di mio fratello e mia sorella. È una storia di una famiglia disfunzionale in cui io sono un ragazzo schizofrenico che soffre di schizofrenia, è su Netflix, e ho appena finito di girare una nuova serie che si chiama Vincenzo Malinconico Avvocato. Poi ci sono altre cose, però non si possono dire. Beh, sono stata molto contenta, oltre che sorpresa, devo dire. E conoscevo comunque questo evento perché altri miei amici nelle edizioni precedenti erano stati candidati, quindi comunque lo seguivo, per cui mi ha fatto veramente molto, molto piacere. Io non penso di essere in grado di dare dritto, perché comunque sono all'inizio, nel senso che ho studiato, ho fatto la scuola di cinema, però il mio primo set importante è stato appunto Luna Park, quindi mi sto ancora rodando da questo punto di vista. Però la cosa più difficile forse per una serie soprattutto sono i ritmi, nel senso che ovviamente tu ti ritrovi da un giorno all'altro a dover girare in una giornata puntata 6 e puntata 2, dici: oddio, ma come ci sono arrivata? E sono contentissima di essere qui perché in realtà questa è la mia prima candidatura, quindi sto un po' scoprendo come funziona e soprattutto nuove persone che incontrerò. E ovviamente sono molto curiosa di scoprire chi vince, però per adesso quello che mi interessa soprattutto è capire un po' l'ambiente e come si svolgono questi eventi. Beh, in realtà la prima cosa che viene in mente, ma credo un po' a tutti quando si deve interpretare un personaggio realmente esistito, è, spero veramente, di rendergli giustizia e di fare un'interpretazione degna di quel personaggio. Per me è stata effettivamente una grande emozione, per il fatto che
oltre ad essere il primo film della scuola cattolica, questa è la mia prima candidatura, quindi è stata un'emozione indescrivibile nel momento in cui mi è arrivata la richiesta per email anche di partecipare a questo evento, e sono molto felice effettivamente di stare qua. La cosa che in realtà per il mio ruolo, essendo Angelo Izzo, una persona realmente esistita con documentazione facilmente ricercabile sul web, è stato anche quello un modo di studio, quindi studiarmi il suo modo di muoversi, parlare, soprattutto gli occhi, che sono effettivamente la cosa particolare del personaggio e persona. Ah, sono molto felice non del premio in sé, ma del fatto che sia stata candidata per Mental. Cioè probabilmente non sarei stata felice ugualmente se fosse stata per un'altra cosa la candidatura, e mi spiego, perché è un progetto a cui tengo particolarmente. E perché sensibilizza secondo me su un tema molto importante, che sono appunto le patologie psichiatriche, ecco, che secondo me è un tema di cui si parla poco, anzi forse non si parla per niente, invece è una realtà molto ampia, una realtà più grande di quanto si pensi. Io preferisco sempre il cinema, purtroppo, ahimè. No, te l'ho detto io. Altro? No?